Fotoclub Controluce è per ciascun monticiano un momento costante della cultura in questo paese. L'associazione culturale Fotoclub Controluce nasce nel 1979 per volontà di Tarquinio Minotti. La grande passione per la fotografia è il motore trainante che muove i soci. L'associazione si dedica inizialmente a corsi di fotografia per la gente di Montecompatri. La risposta che abbiamo avuto dalle amministrazioni è stata un po' di collaborazione. Quando è servito ci hanno anche finanziato qualche cosa, anche se in piccola parte. Però era sempre uno spunto per fare altre iniziative, altre manifestazioni. Quando mi sono insediato, una delle prime associazioni con cui ho collaborato è stato il Controluce. Questo in breve tempo si traduce nella realizzazione di numerose mostre fotografiche e concorsi anche di livello nazionale. La cultura e l'identità degli abitanti di un piccolo centro passa infatti anche nel riconoscimento di se stessi attraverso l'immagine raccolta e testimoniata dalle foto che nei decenni hanno visto protagonisti monticiani. E questo è esattamente quello che è successo a Montecompatri, ai suoi cittadini e al Controluce. Fui molto colpito dalla qualità di questi lavori che venivano fatti dall'associazione e un giorno d'inverno decisi di andare su a conoscere questa gente. Si presentò un certo signore che non conoscevamo e ci chiese se serviva una mano. Mi hanno raccontato di quello che facevano e in particolare mi hanno parlato del giornale che stava in embrione, diciamo, come tipo di attività. Cioè, Controluce, che è un giornale scientifico, che diavolo è? Di fatto, se tu vai a vedere i concorsi, fai conto, fatti da Controluce, non è l'impaginazione, è perché dentro l'impaginazione ci stanno dei punti nei quali in pratica si accende qualche cosa dentro. Quando ero più piccolo e leggevo il mensile del Fotoclub Controluce, scoprivo che c'era anche una parte di Montecompatri raccontata dagli stessi monticiani, quella stessa parte che raccontavano i miei nonni. Quindi cominciamo ad aprire delle rubriche, filosofia, medicina, economia, spettacoli. Io lì ho incontrato della gente che a 360 gradi si occupa di cultura, dalla poesia al teatro, alla letteratura, alla fotografia. Un'associazione autonoma, indipendente, quindi nessuno poteva interferire all'interno per utilizzare il Fotoclub Controluce per attività diverse dalla cultura. E questa è stata la cosa che, a mio avviso, l'ha caratterizzata e l'ha premiata. A seguito del successo del giornale cartaceo, decidemmo anche di riportare il giornale cartaceo su un sito web.